Buongiorno ragazzi, siamo tornati al Monza Pizza Bike Park. Io vi avevo promesso che vi portavo un personaggio con i contro due coglioni così grandi al park. Magari mi schianto e muoio. Gli facciamo provare il door jump. Lui non ha assolutamente idea. Mi ha detto poco fa che è andato una volta in downhill, si è divertito. Possibilmente potrebbe piacergli anche questo sport, però ti avviso, è totalmente diverso, è tutta un'altra storia. Sì, ma tu tienimi a bada, perché io, anche se non so fare un cazzo, mi lancio, quindi. Abbiamo kittato tutto con guanti e pantaloni di Forn. Voi dovete sapere che praticamente l'alboreto non c'è mai al park, non viene Sasha al park. Non è vero. Ci sono sempre. Dai, ci sono sempre. Sei te che non sei venuto come Facebook a girare. Per favore ragazzi, scrivete all'alboreto su Instagram che è un opportunista. Aspettative da questa cosa? Sicuramente ce la metterò tutta, non vi assicuro che uscirò intero. No, mi dissocio io da questa cosa. Comunque sai che sei il primo youtuber che viene al park, eh? Io sono aperto a qualsiasi cosa che è spericolata, quindi. Ragazzi, youtuber alle prese con bici da dirt. Adesso ti spiego. Toto ti spiega. Ragazzi, l'alboreto oggi è porta telecamere di Sasha, mio porta telecamere. Guarda che ci avrai in mano, boh, non so quanto costa la sua camera, però 50 euro. Per farti capire le basi partiamo da lì in mezzo. Allora no, primissima cosa è l'impostazione. Tieni conto che il tuo sguardo deve essere sempre avanti, tipo come se volessi guardare a 2-3 metri di distanza rispetto alla ruota. I polsi non devono mai rimanere piegati così. Devono essere sempre che il braccio sia in linea col manubrio. Quindi più o meno così? Esatto, perfetto. Non si sta mai seduti. Tu hai sempre un piede davanti e uno dietro. Io non sono mai così, ok? Ma sai così. Così. Però se vedi io non sto mai pedalando, vedi che io prendo velocità solo col movimento del... Esatto, come se fosse degli squat. Stiamo leggendo. Come se fosse degli squat. Bravo, così. Bravo, guarda lì, oh. Madonna che fatica. Ok, adesso ti spiego i movimenti, eh. Tu facevi così adesso. Tu schiacciavi il tuo corpo in giù. Tendi le braccia e il sedere va indietro. Proprio uno squat. Continualo, sì, bravissimo. Vai, vai. Madonna, sì, oh, vai. Ma chi sei, oh! Sì. Tu hai fatto un giro, il secondo giro che hai azzeccato la pompata, sei andato veramente ottimo, veramente top. Grazie bro. Madonna, guarda lì! Ma le curve, io non gliele ho ancora spiegate, le curve le fa già giuste. Ma secondo me è venuto qua ad allenarsi prima. Non ci hai avvisato? Sei entrato stanotte, hai provato e poi sei tornato qua. Io ringrazio sempre mia mamma per la coordinazione. Chiamo e faccio, mamma grazie per avermi dato così. Testimone del laboretto di solito. Dritti. Coordinazione, poi curve già così bene. No, ma così le curve. Veloci. Curve assurde. Sparano via dritte, sì, sì, le davvero. Persone. Guarda, c'è anche il tappeto rosso per... Per le star. Siccome qui adesso iniziano ad essere un po' più alte le cose, l'unica cosa che voglio vederti fare è il giro senza pedalare. Quindi che pompi come hai fatto sulle gobbe. Fammi vedere in realtà come si fa questo giro. Come fai tu. Ok, ok. Anche a modo tuo. Va bene, vai. Vai. Già. Già volato. Come è? Già è volato. Vabbè. Vabbè, ok. Dai, bambino. Ma quanto è tutto veloce con la curva? Allora, ma tu stai aspettando? Cosa? No. È stato troppo veloce per capire cosa è successo. Ha detto che sei bravino, ma. Ma può ancora imparare. Vai. Allora adesso, secondo me voglio farti capire come saltare su un salto del genere, alzare ruote. Dobbiamo prima imparare a saltare in piano. Quindi da qui alzare tutte e due le ruote insieme, ok? Step 1, cioè carichi e mi tiri sul davanti. Secondo passaggio è invece fare la stessa cosa ma solo con la ruota dietro. Col pedale che hai dietro, tu cerca di inclinare il piede, non tenerlo piatto così, ma inclinare in giù e deve grippare e tirare su così. Vai, eccolo. Yo, alla prossima. Equilibrio. Vai, fallo. Yo. Yo. Yo.
Questo bomba veramente. Ma perché sei tu che mi spieghi le cose, perché sennò ho voglia. Top ragazzi. Quando la tua ruota davanti arriva qui, la tua bici in questo punto deve proprio fare tu. Si deve alzare. Tu parti. Ok. Sì, sì. Proprio intanto che scendi, nel nostro sport è molto importante focalizzare il pensiero che devi, il movimento che devi fare. Quindi intanto che scendi devi dire: devo ollare. Continua a pensarlo intanto che scendi. Se no, appena fai la prima discesa non lo pensi più e non fai più il movimento. Proviamo a ollare. Ollare, ollare. Ollare, ollare, ollare. Let's go. Forte. Dai che c'era. Oh, yo. Dai, dai, dai. Oh, bella, sì. Sì. Ha scoperto come si fa, lo fa ovunque. Bella. Sì. Ollare, 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 ollare. Sì. Sono casatissimo. Sono casatissimo. Oh. Ah, abbiamo detto che proviamo i panettoni. Discesa, siccome la discesa è alta, tu adesso primo giro non devi farmela. Se me la fai senza frenare è troppo veloce il primo giro. Tu puoi frenare fino, fai conto, anche fino a qua. Ma io ti applaudi perché è carico. Voglio vedere tutto il giro senza metterci i piedi. E poi mi fai il tuo allora. E ti faccio io un giro poi. Ok. Frena bene qui. Bravo. Molla. Girato! Oh. Stai andando giù? Ci provo, ci provo! Madonna quanto è alto! È tutto nella tua testa, fidati! Molla! Molla, molla, molla! Bravo! Bello. Vai, pedala, pedala! Vai, lento, lento, lento! Dai, 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 non mollare! Guardali! Piedino giù in fondo! Vado io! Madonna mia, leggiadro. Vuoi rifarlo ancora? Sì, assolutamente. Per provare? Ricordati, in cima rampa olla bene, tira su bene la ruota dietro. Ottimo. Perfetto, dai, dai, pedala, pedala, pedala. Bravo, pedala, pedala, pedala. Bravissimo, così. Ottimo, dai, tutto il giro, tutto il giro. Tutto il giro. Bravissimo, dai, dai, che ce l'hai. No. No. È vivo, tutto a posto. Cazzo di poco. Adesso, siccome vogliamo concludere in bellezza, non possiamo avergli fatto fare i panettoni e non il bag. Adesso ci proverà il bag. L'altezza della discesa è identica a quella. Ok. Però qui non devi frenare, zero. Scendi e vai, sei, senza frenare. Sei sicuro? Non devi neanche una pedalata? Zero. Ma tu lì... Allo tu sei molto impennato quando no, no, guarda che l'inclinazione è solo che è nera, ma è molto simile a quella rampa lì. Per saltare tu devi sempre ollare in cima, come stai facendo lì, come hai fatto in pump track. Il concetto paura, di saltare è quello. Ma ho paura di non riuscire perché è troppo ripida. Non cambia niente da quella, te lo assicuro, è alto uguale e l'inclinazione in cima è praticamente identica. Ci sto provando a essere focussato come ho fatto tutto il giorno, però ho paura in questo, cioè non riesco a dire. In questo hai paura perché tu vedi una cosa che non ha dietro un piano. Mentre per adesso avevi sempre dietro, dopo la rampa, un pianetto. Qui non è dietro un piano, è un vuoto. Io sono sicuro che ce la vuoi fare, perché io non me l'aspettavo così bene e me l'hai fatto benissimo. Se rimani concentrato, intanto che scendi, pensiero solo su quel movimento. Devo ollare in cima alla rampa. Ollare, 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 ollare. Cioè, che potenzialmente è quello che... Cioè, è morbido. Dovrebbe fare meno male se cadi. Sull'airbag, in aria, non mollare mai la bici. Se no ci casco sopra. Perché ci caschi sopra. Faccio un salto dritto così, lo vedi. Sasha, un solo pensiero, ollare in cima alla rampa. Dai, vai, dai, 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 che tu, è tuo, 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 tuo. Ma com'è stata la sensazione in aria? Non lo so, non ho pensato, cioè ho pensato fino al ollare.
E poi ho staccato un attimo, ho detto stava, vediamo di cadere bene. Ci stava, ci stava. Sono contentissimo. Primo giorno ha fatto quasi tutte le strutture del parco, ragazzi. Ok, ragazzi, allora direi giornata bomba. Top. Veramente bomba. Sono uscito anche con qualche vescica, ma ne è valsa la pena. Io devo dire che come voto mio personale, te l'ho già detto mille volte oggi, veramente perfetto. Meglio di così non potevi fare. Sì, no, per la prima volta. Per essere la prima volta, secondo me non potevi fare. Veramente. Grazie. E poi grazie. La cosa che mi è piaciuta di più è vedere te come personaggio dal vero. È piacevole stare con te. Quindi è la cosa che secondo me, almeno dal mio punto come di vista, come esperienza deve essere bella anche la compagnia. Non esatto, solo assolutamente. Questa roba qui a me è piaciuta veramente tanto. Girare. Magari vorrai o tornare o andiamo a far DH assieme, a far down i ragazzi con Sasha. A me casa un sacco sta roba. Quindi anzi, grazie a te per avermi insegnato. Guarda, è stato un piacere. Sei stato super bravo, perché se non avessi spiegato bene non sarei riuscito a fare poi fino al bag tutto. No, guarda, è stato veramente un piacere. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, che è fondamentale. Iscrivetevi al canale, perché senza il vostro supporto non possiamo crescere. Dai, il canale fa non un può. Sacco di video fighi. Vi ho anche portato un personaggio del genere, ragazzi. Non me l'hai neanche pagato, No, esatto. Ragazzi, mi raccomando, Non so più cosa dire. Bella. Bella. Oh, Sasha, noi ci vediamo la prossima volta. Grazie. Ti dedico un trick per farti un po' ingolosire. Mamma mia.